C'è un testo a cui faccio riferimento, diciamo così, vale come guida un po' generale per questa mia relazione, che è quello di David Harvey, La crisi della modernità. In questo testo Harvey analizza proprio questo tipo di processi e porta un modello che prende da una pubblicità. Voi tutti conoscerete un libro di fine Ottocento, molto famoso, dove sono stati tratti vari film per ragazzi, che è Il giro del mondo in 80 giorni. Ecco, voi pensate, 100-150 anni fa il mondo era lungo 80 giorni, cioè per arrivare da un capo all'altro del pianeta occorrevano 80 giorni. Se noi portiamo questa scala temporale su un modello grafico, cioè su un planisferio, vediamo che il mondo si è ridotto, cioè il tempo che occorre oggi per portare questo dato astratto, no, per fare il giro del mondo, sono ore, qualche decina di ore in aereo. Ok? Quindi questo elemento, l'inurbamento, cioè lo sviluppo in generale delle comunicazioni e dei trasporti, la creazione di vaste aree metropolitane con aggregati umani di grandissime dimensioni e socialmente sradicati, appunto, disponibili, diciamo così, in condizioni di grande miseria, fame in moltissimi casi. Ha creato appunto le condizioni per una trasformazione nel modo di produzione che appunto Harvey chiama quello della accumulazione flessibile. Nel modello produttivo che domina, diciamo così, fino agli anni 70 del secolo scorso, abbiamo grandi concentrazioni operaie produttive in alcuni poli industriali storici. Sono celebri le ricerche di Engels, per esempio, del 1843 sulla condizione della classe operaia in Inghilterra. Un'inchiesta, Engels andò proprio a Manchester a vedere come stavano gli operai. Qualche decennio dopo Jack London farà un'operazione del genere, è testimoniato da un libro bellissimo che si chiama Il popolo dell'abisso. Bene, questi tradizionali centri industriali erano all'epoca attraversati, non solo in Italia, in tutto il mondo, da contraddizioni fortissime. Appunto, non era solo Agnelli ad avere l'officina, ad avere l'Indocina in officina. In tutto l'Occidente, se guardate, ci sono indicatori sulle ore di sciopero e sui livelli salariali, sia diretti che indiretti, cioè in termini di servizi sociali, di salario, diciamo così, distribuito attraverso i sistemi di welfare, di un altissimo livello rispetto all'epoca precedente, ma anche rispetto ad oggi. La rivoluzione è stata per togliersi l'Indocina dall'officina, portare l'officina in Indocina. In questo senso, prima si è distrutta a un costo umano spaventoso, che è quello che è tuttora sotto i nostri occhi, si è distrutta la base di massa su cui questi movimenti antiimperialisti si basavano. La si è trasformata radicalmente, la si è snaturata, la si è privata
di ogni supporto, perché quando si è nel proprio territorio si segue, si possono contare su una rete di relazioni, così come nelle grandi concentrazioni operaie c'erano conflittualità altissime, proprio legate al fatto che la produzione necessitava della concentrazione di grandi masse operaie negli stabilimenti. Bene, l'automazione consente di trasformare radicalmente il modo di produrre. Ci sono alcune parole chiave che descrivono le nuove forme della produzione. Dicevo prima, quella dell'accumulazione flessibile di Harvey è una, la qualità totale, il toyotismo, che fu un teorico del management giapponese, Taiki Ono, manager della Toyota, che sul modello Toyota, proprio oggi quando sentiamo tanto parlare di qualità, il modello è quello. Per chiarirci su qual è la differenza, in una linea di produzione tradizionale c'era un sistema di allarmi, ovvero c'erano una serie di operai preposti al controllo della produzione, chiamati da noi tempisti. Se avete presente la classe operaia va in paradiso, c'è proprio il tempista che arriva col cronometro. Il tempista lavorava, o il capo reparto, diciamo così, con un taccuino su una cartella e il cronometro. Andava dagli operai più produttivi, quelli che avevano un maggiore ritmo, prendeva i loro tempi di produzione e il suo compito era estenderli a tutti gli operai, cioè incrementare sui livelli più alti la produzione. Bene, stabilito uno standard sulle linee di produzione, un ritmo, diciamo così, quando una postazione usciva da questo ritmo, diciamo così, su un pannello di controllo con tante lucine, diciamo così, si accendeva una spia rossa. Bene, il modello Toyota prevede che sul quadro di controllo tutte le spie siano sempre rosse, ovvero che i tempi che vengono dati sulle postazioni, sulle linee di produzione, siano non il massimo, ma oltre il massimo. Testuale, così riusciamo a mettere il fuoco al culo. Okay? Questo vi dà il primo elemento di scarto. Un elemento ancora più significativo per quello che riguarda il tema, diciamo così, di questi seminari è che alle grandi concentrazioni operaie, diciamo che le grandi concentrazioni operaie stavano accanto a grandi stoccaggi di merce. Se voi vedete, ci sono anche delle immagini abbastanza significative, per esempio di quante migliaia di auto stavano nel parco macchine delle grandi aziende, anche per esempio americane e così via, no? Ci sono questi parcheggi con migliaia e migliaia di automezzi parcheggiati pronti per la distribuzione, per la vendita. Bene, la qualità totale prevede la produzione just in time, cioè non più grandi stoccaggi di merci, produzione su serie più ridotte, direttamente orientate alla domanda, cioè servono 10 pezzi, si producono 10 pezzi, servono 1000 pezzi, se ne producono 1000. Non si producono 1000 pezzi e poi si aspetta man mano che 10 alla volta li riusciamo a vendere. Questo comporta, per contro, un altro stoccaggio, che è lo stoccaggio della forza lavoro. E dunque qual è il gioco? Che
che sta alla base delle nuove forme di movimenti migratori. Non è tanto un movimento migratorio continentale di persone, cioè di forze di lavoro, come vengono chiamate. È in primo luogo un movimento intercontinentale di impianti produttivi, ovvero c'è un prima della nomadizzazione della forza lavoro. In questa fase c'è una nomadizzazione, questo caso assolutamente nuovo nella storia, degli impianti produttivi. Se oggi noi volessimo fare quel lavoro di inchiesta che nell'Ottocento e i primi del Novecento avevano fatto Friedrich Engels e Jack London, non dovremmo andare a Manchester. Se andiamo a Manchester, vediamo gli effetti devastanti, ampiamente testimoniati dai film di Ken Loach, della deindustrializzazione, cioè degli effetti appunto della migrazione degli impianti produttivi. Se volessimo fare un'inchiesta sulle condizioni della classe operaia più significativa dal punto di vista della produzione mondiale, del mercato mondiale, dovremmo andare in Cina, dovremmo andare in una di queste grandi metropoli del terzo mondo, in particolare quelle asiatiche, dove la produzione just in time, la qualità totale, si basano su una grande disponibilità e mobilità della forza lavoro. Sempre David Harvey, in un suo bel trattato, diciamo così, divulgativo, che è la storia del neoliberismo, mette in copertina un quadretto, una cornice, con quattro icone, le quattro icone del neoliberismo. Troviamo da un lato, ovviamente, Ronald Reagan e Margaret Thatcher. Dall'altro troviamo uno senz'altro arcinoto come liberista e, come dire, fedele servo degli americani, come il boia Augusto Pinochet, dittatore cileno, fascista cileno. Ma troviamo al quarto cantone, diciamo così, Deng Xiaoping. La riforma che Deng Xiaoping impose alla Cina dalla fine degli anni 70 è appunto considerata da Harvey uno dei pilastri della storia del neoliberismo a livello mondiale. Rispetto a un sistema che probabilmente era uno dei sistemi più avanzati di collettivizzazione nelle campagne, il sistema delle comuni agricole, Deng Xiaoping ritornò drasticamente a un regime di piccola proprietà e di sviluppo prettamente capitalistico. Piccola proprietà familiare, varie forme, diciamo così, di piccola proprietà, cioè ci fu un movimento di decollettivizzazione. Questo, ed è il movimento che è alla base, per esempio, del salto industriale, tecnologico, commerciale della Cina. Questa è la base. Se la Cina oggi è quello che è, e non è qualcosa di simile magari alla Corea del Nord su scala semicontinentale, è proprio perché Deng Xiaoping fece questa riforma. Questa liberalizzazione dell'economia cinese comportò, in particolare la controriforma agraria, comportò la creazione di un enorme esercito industriale di riserva. In Cina sono tanti, parliamo di 200 milioni di persone che si sono spostate dalle attività agricole ad attività industriali,
vuoi nelle zone economiche speciali, vuoi nell'edilizia o nelle attività industriali delle grandi metropoli come Shanghai e così via. E diciamo così, hanno una caratteristica di grande flessibilità, appunto, quella che è sempre invocata dai padroni, flessibilità della forza lavoro. Vuol dire bassi salari, grande disponibilità a spostarsi nello spazio, ad accettare condizioni di lavoro non garantite, non senza alcun tipo di garanzia contrattuale, senza rigidità di mansioni. Bene, gli impianti industriali quindi cominciano a spostarsi. C'è un primo movimento migratorio nei paesi del terzo mondo, dalle campagne alle metropoli. L'informatizzazione della produzione consente la riduzione degli stoccaggi di merce, le città diventano, le metropoli diventano i luoghi dello stoccaggio della forza lavoro, disponibile in maniera estremamente flessibile. Se questo è il quadro, diciamo che dal punto di vista materiale le vittime sono abbastanza evidenti, sono tutti quelli che possono vivere solo del proprio lavoro, okay? I proletari, come li chiamava Marx. Ma c'è una vittima teorica, diciamo così, di grande livello, che è Keynes. E soprattutto di Keynes la categoria di disoccupazione. Voi sapete, appunto, uno dei pilastri dell'economia keynesiana è quella che è meglio che una persona sia impiegata in un'attività perfettamente inutile, un giorno a scavare una buca e il giorno dopo a riempirla, piuttosto che sia disoccupato. La disoccupazione è vista come una anomalia nel processo economico, perché un'anomalia che a qualunque costo deve essere, come dire, compensata, mitigata, risolta, anche a costo di distribuire un salario sociale, un salario preso dall'erario, diciamo così, a lavoratori impiegati in occupazioni completamente inutili. Bene, da un punto di vista marxista, invece, questa categoria non è accettabile. Marx, proprio nel primo libro del Capitale, nel capitolo 23esimo in particolare, che intitola La legge generale e assoluta della accumulazione capitalistica, parla di quello che chiama l'esercito industriale di riserva. Ora, lo stesso fenomeno sociale Marx lo chiama esercito industriale di riserva e lo ritiene, nel quadro dell'economia capitalistica, una fondamentale risorsa per i capitalisti. Fondamentale. L'estensione, l'utilizzo dell'esercito industriale di riserva è una delle principali controtendenze alla caduta tendenziale del saggio medio di profitto.